Arriva la Ternana per la seconda volta nel giro di 10 giorni al Massimino, chiamiamola casualità o opportunità, alla vigilia della sfida valida per la 27esima giornata di campionato, ha parlato nella sala stampa del centro sportivo di Torre del Grifo Village il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli. La Ternana è talmente una squadra forte, con giocatori bravi, ben allenati, e che a me piace moltissimo come squadra. Hanno giocatori che possono sempre trovare la giocata risolutiva e quindi credo che domani venderanno, come giusto che sia, cara la pelle. Gli Umbri precedono la formazione rossazzurra di 11 punti e 3 piazzamenti in classifica, ma il Catania sta dando prova di vedere aumentare le proprie consapevolezze. Lucarelli non ne fa mistero, anche se in attacco. Ma diciamo che la consapevolezza più importante è quella di aver capito come interpretare questo campionato, questo girone, no? Quindi questo penso sia il tassello più importante, la base più importante da cui partire. In questo momento stiamo concretizzando poco, no? Però se voi vedete la Ternana stessa, che ha un attacco da categoria superiore in tutti i suoi effettivi, anche loro sono 4-5 partite che non trovano la via della rete. I rossazzurri, che non segnano un gol su azione da un mese, precisamente dal 3-1 siglato da Sarna all'Avellino, vogliono risolvere quanto prima il problema legato alla vena realizzativa, in modo da presentarsi ai playoff, ultimo reale obiettivo da inseguire nella stagione regolare, nelle condizioni migliori. Ho detto, noi dobbiamo essere la mina vagante, dobbiamo essere i rompiscatole, dobbiamo essere quelli che senza avere moltissimo da perdere, niente da perdere, non sono d'accordo. Un po' meno da perdere, secondo me potrebbe essere un piccolo vantaggio o un grande vantaggio, dipende da che punto di vista lo si vede. Infine, una chiosa sul rapporto ritrovato con la tifoseria, elemento tradotto con un termine ben preciso: complicità. Ci sentiamo, per trovare la parola giusta, oggi ci sentiamo in simbiosi con la nostra, cioè ci sentiamo una cosa sola. Non è, io non credo che i tifosi vengano per entusiasmo, vengono per amore della maglia, no? Ce l'hanno anche, giustamente l'hanno anche scritto. Però è bello questo rapporto di complicità. Ecco, ora siamo complici in tutto.